Buongiorno da Andrea Monticone di Torino Cronaca. Ci si può fidare di un'azienda? Si può lavorare con quell'azienda? Si può investire in quell'azienda? Domande che ci si può porre e per cui servono dei metodi, servono dei modelli. Siamo in attesa di collegarci con Massimo Fariello, CEO della startup Sirto, che può dare la risposta a queste domande. La sua è una storia particolare, che parte da Torino, viaggia fino agli Stati Uniti, torna indietro e coniuga l'intelligenza artificiale con il mercato economico e finanziario. Ecco, diamo la linea. Buongiorno Massimo e benvenuto in Grazie. cronaca.it. Dicevo prima che la tua è una storia che parte da Torino, addirittura da Mirafiori, dalla Fiat Mirafiori di un tempo. Sì, voglio dire, non come dipendente di Fiat, ma di un'azienda che all'epoca era molto piccola, che si chiamava Altair, che ha inventato con altri in quell'epoca le simulazioni dei vari processi o delle varie caratteristiche di un prodotto. Ed è all'epoca stata un'esperienza importante perché all'improvviso delle attività estremamente fisiche, come potevano essere il crash di un'automobile o lo stampaggio di una fiancata, era possibile farle su un computer. Quindi è avvenuto che delle tecnologie sviluppate per il cinema, per fare il rendering, per fare gli effetti speciali, è stato possibile usarle più raffinate, più precise per fare lo sviluppo dei prodotti. E l'esperienza è stata veramente importante perché permetteva poi di parlare con persone con esperienze diverse. Io ricordo con piacere appunto questa cosa che tu citavi, in cui ero accanto alla linea press di Mirafiori che faceva le fiancate dell'appunto, a far vedere a delle persone che sapevano benissimo il loro mestiere, ma non hanno mai visto probabilmente un computer, come quella stessa fiancata poteva essere simulata su un computer e come questo migliorava il loro lavoro. E questo linguaggio visuale, vedere le cose dal vivo, era proprio un elemento unificante al di là della diversità di esperienza o di formazione. A modo suo fu una grande rivoluzione, un po' come quella che tu hai ritrovato tornando dagli Stati Uniti, quando tu lavoravi sempre per Altair. Mi raccontavi prima fuori onda che La mia storia è stata che da lì, da questa esperienza mi ha fatto vedere che questi strumenti innovativi, cioè quando arriva una tecnologia innovativa, in realtà cambia il modo in cui le aziende lavorano e generalmente allarga il numero delle persone che collaborano nel risolvere i problemi. Io ho avuto la fortuna poi di viverlo direttamente negli Stati Uniti, in questa azienda sono cresciuto, sono diventato Chief Strategy Officer, l'azienda è andata in borsa nel 2017, oggi è un leader di settore e poi a quel punto ho fatto 30 anni di storia laggiù, 25, quindi direi abbastanza, ho deciso di ritornare in Italia anche perché nel frattempo stava arrivando un'altra rivoluzione tecnologica che è questa del machine learning e dell'intelligenza artificiale. Ed è una tra rivoluzione. l'altro, scusami, ecco, spieghiamo perché tu poni la differenza tra intelligenza artificiale, che è il termine che usano tutti, e machine learning. Io faccio Quindi questa differenza tu perché sei il più machine concentrato. learning è una tecnologia, è come se fosse una nuova matematica, è una maniera di creare modelli di comportamenti non così fisici, non così deterministici, quindi è una tecnologia che permette di catturare relazioni deboli tra tanti dati e quindi si adatta molto bene a dei comportamenti in cui è compreso anche l'uomo. L'intelligenza artificiale cerca di applicare questa tecnologia alla risoluzione di specifici problemi e quindi è un elemento già applicativo e il modo in cui il machine learning viene usato e applicato in realtà è una libera scelta umana, quindi non è quello che vediamo ad oggi, è il risultato di scelte progettuali, quindi ChatGPT è così perché noi lo vogliamo così, ma in realtà potrebbe essere molto diverso. Ecco. Certo. No, questo però è importante perché in realtà
il machine learning può essere anche usato in una situazione in cui lo si innesta sulla conoscenza umana pregressa. Ci viene molto raccontata la storia dell'intelligenza artificiale che ricrea conoscenza da grandi quantità di dati, ed è vero, si può fare, ma si possono fare altre cose. Si può cercare di catturare una conoscenza di dominio e su questa innestare invece i dati che abbiamo, che generalmente sono molto meno, per creare comunque dei modelli predittivi. Come fa, non so, un dottore vede nella sua vita 10, 20, 50 mila pazienti, ma sa essere predittivo perché comunque ha studiato libri, ha parlato con altri dottori e c'è una conoscenza collettiva di tutti i medici su cui lui innesta la sua esperienza specifica. Ed è questo che fa Sirto, il modello che vuole fare Sirto? È questo che fa Sirto, sì. Questa è stata proprio una scelta, se posso dire anche una scelta filosofica, era una risposta a priori sull'intelligenza artificiale o anzi sul machine learning che cannibalizza le persone. Non è così, perché se si nutre di conoscenza, anzi la rispetta. Sirto cosa fa? Sirto, beh, innanzitutto ha identificato un bisogno. Il bisogno, che è quello che tu citavi nella tua introduzione, è quello di una maggiore e più veloce socialità tra aziende. C'è questa velocità di interazione con nuove aziende, possono essere clienti, possono essere fornitori, possono essere joint venture, progetti finanziati, prestiti, acquisti di aziende. Però c'è questa velocità, e questa velocità ha bisogno di essere supportata per capire qual è la traiettoria di un'azienda, da dove un'azienda viene e dove vuole andare. E questo è proprio un po' il punto importante, questo è molto diverso dal rischio, questo è quello di capire qual è la dinamica di un'azienda. Quindi io mi posso fidare di aziende che vogliono fare delle strade che io capisco e che rispetto o trovo interessanti, al di là di altre questioni. Quindi Sirto vuole aiutare a capire qual è la traiettoria di un'azienda, sia nel passato, sia nel futuro con dei modelli predittivi. Come lo fa? Lo fa... No, vedi che mi hai anticipato. Come lo fa? Proprio questo dobbiamo dire. Come lo fa? Innanzitutto lo fa, parallelamente a quello che abbiamo detto prima, creando un paradigma visuale, perché generalmente ogni volta che si parla di azienda e di bilanci, c'è l'idea che questi siano numeri difficili da capire, difficili da interpretare, che richiedano un tecnico, in maniera simile a quello che accadeva appunto in ingegneria forse tanti anni fa. Invece noi abbiamo voluto creare un paradigma visuale, come vedere degli oggetti in tridimensionale, rendere cose semplici, anche noi facciamo vedere delle traiettorie di aziende nel grande mare delle aziende, come se ci si alzasse con un elicottero sul mercato e si vedesse la traiettoria di tutte le aziende. E questo è comprensibile a tutti, indipendentemente dalla formazione professionale che uno ha avuto. Capisco. Sirto, tra l'altro, è un'azienda molto giovane, in collaborazione con il Politecnico di Torino, recluta i giovani talenti. Esatto? Giustissimo, la cosa devo dire, innanzitutto lavorare con i giovani è bellissimo, quindi ad oggi abbiamo in azienda 10 persone con un'età media credo di 25-26 anni, ci sono solo due senior, uno sono io e l'altra invece è una psicologa, quindi comunque un'attenzione anche all'aspetto umano. Loro sono pieni di energia, sono molto preparati, vengono dal Politecnico di Torino, ma in realtà anche dall'Università di Brescia e da quella di Bologna, quindi è veramente dalla Bocconi, ci sono due ragazzi che vengono dalla Bocconi, quindi è un team con diverse competenze, quindi parliamo di ingegneria, di economia, di psicologia, quindi questa multidisciplinarità è molto importante proprio perché qui vogliamo catturare conoscenza, renderla utilizzabile con dei paradigmi di facile comprensione e quindi fare del software semplice, perché quello che noi facciamo è un software semplice da usare, perché dietro c'è tanta complessità, richiede proprio questo dialogo tra punti di vista molto diversi. Certo, e come mi spiegavi prima quando ci siamo sentiti, è già qualcosa di più di una startup, avete già ricevuto sì, questo è importante, perché segnali importanti.
Questo è importante perché? Perché se uno vuole riuscire a fare un cambiamento di paradigma in un mondo di numeri come quello della finanza, bisogna essere molto affidabili, precisi, a prova di bomba. Quindi noi abbiamo finito una prima versione del software l'anno scorso a settembre, abbiamo fatto una clinica con un certo numero di persone, abbiamo ridisegnato l'esperienza utente per renderla ancora più semplice, siamo andati a mercato ora il 4 giugno con un prodotto che è veramente super solido. Comprende già tutti i dati, non so, c'è l'infrastruttura di supporto compresa, è un vero prodotto software. Il prodotto software non è solo un dimostratore, è proprio pronto all'uso. Per arrivare a questo punto ci sono almeno 20-25 anni uomo di sviluppo, quasi 2 milioni di euro di spesa, quindi non è solo un'idea, è un prodotto che coloro che lo stanno guardando lo stanno trovando molto interessante, parlando anche di nomi significativi, e l'azienda ha comunque un'ambizione veloce di crescere. Ad oggi noi usiamo i dati italiani, ma rapidamente introdurremo quelli europei, le aziende europee e mondiali. Vogliamo altrettanto velocemente andare all'estero, quindi in questo mondo del software, una volta che si ha una buona idea, bisogna tenere una bella velocità, perché le idee bisogna poi portarle velocemente nel mondo. Certo. E a questo proposito ti faccio l'ultima domanda, dove saremo semplici. Tra intelligenza artificiale, andare veloce, giovani talenti, Torino è la scelta giusta? Torino ha un futuro tra i tuoi giovani talenti e l'intelligenza artificiale, visto che sarà il centro di riferimento nazionale? Guarda, rispondo in un modo lievemente diverso. Io credo che Torino abbia una grande quantità di talenti, credo che possa avere un grande futuro. Credo che ci sia da pensare al prodotto software, cioè Torino sa fare prodotti, fare dei prodotti software vuol dire usare la stessa capacità di pensare agli utenti finali, di pensare a che cosa può essere utile che in passato è stata fatta per altri tipi di prodotti come quelli meccanici o anche prodotti culturali come quelli della RAI. Quindi credo che sia importante avere questo orgoglio del prodotto che è molto nella cultura piemontese, ma usarlo su una cosa immateriale che è il software. Va bene. Allora ti ringraziamo Massimo per essere stato con noi. Auguriamo tutto il meglio a Sirto e a Torino, perché se la sua capacità predittiva è giusta, c'è un futuro interessante. Grazie ancora, grazie a tutti coloro che sono sul nostro sito www.torinocronaca.it. Rivederci alla prossima occasione. Grazie ancora, grazie Massimo. Grazie mille, Andrea, grazie a te.